fosse venuto a Roma inizialmente 3 anni fa, perché magari nella trattativa per far approdare Miroslav Klose alla Lazio c'era anche questo aspetto che la società Lazio gli garantiva, quindi diceva sì, vieni a Roma, tu a Roma comunque ti gestisci tu appieno per arrivare poi al tuo obiettivo, che era quello, sì, di far bene con la Germania e gli europei, però ce lo ricordiamo già da allora che l'obiettivo suo era il mondiale in Brasile. E grazie anche alla Lazio, cosa che comunque io devo fare sempre quello pignolo, non ho sentito, a parte quella dichiarazione così estrapolata, forse più che altro da noi, un suo proprio ringraziamento vivo e acceso nei confronti della Lazio, ripeto. Poi parlo magari egoisticamente perché sono laziale. Magari pensava alla Coppa e alle vacanze Sì, no, no, imminenti. Senti, indubbiamente. ma secondo te, tutto nei festeggiamenti abbiamo visto che i giocatori argentini sono stati un po' presi in giro, leviamo forse il po' Ah, sì. dai calciatori tedeschi con proprio Miroslav Klose in prima fila. Ora questo, io ho pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa: può creare eventualmente dei problemi nello spogliatoio con Lucas Biglia o si faranno una risata tutte e due? Se faranno una risata tutte e due, anche perché obiettivamente sono professionisti e se giocano nella stessa squadra. Ma chiederà scusa o glielo rifarà? Ma non lo so, basta che giocano come hanno giocato al mondiale, basta che troviamo la postazione giusta anche a Lucas Biglia, perché un titolare della nazionale argentina a centrocampo non, è impensabile che deve fare anche due o tre panchine nella Lazio. E purtroppo quest'anno è una cosa che è successa. Bisogna ripartire in primis da noi stessi, dalla nuova Lazio, da Mister Pioli, e quindi bisogna trovare il massimo dell'energia e degli stimoli per far sì che la stagione nasca sul piede giusto, ma che sia ben diversa da quella passata, perché è stata una delle più pesanti e tristi degli ultimi anni. Omaggiare Miroslav Klose, sono d'accordo con te, campione, e contenti che vesta la maglia da Lazio. C'è pure l'aspetto negativo che domani si festeggia, chi avrà il coraggio di festeggiare, il decennio della presidenza Claudio Lo Dito. Ricordiamo tutti che lui è Ecco, diventato ricordiamo presidente il anche. 19 luglio del 2004. Ahi noi che abbiamo manifestato e fatto l'impossibile per portarlo alla guida della Ricordiamo nostra amata infatti a tutti i Lazio. nostri ascoltatori che dopo mezzanotte noi faremo anche un brindisi Sì, per proprio, guarda. questo, con dei Tanto festeggiamenti. siamo qua vicino, la nostra location è molto vicina a Villa San Sebastiano. Se ci Perciò vi possiamo andare anche aspettiamo con qualche numerosi. mortaretto, mitra o qualcosa, sarebbe ben gradito, però non è lecito, non è lecito farlo. Ovviamente scherziamo, ma Ovviamente, noi al presidente gli dai. Hai sentito il vogliamo. figlio di Claudio Lo Dito ieri? Enrico, il buon Enrico? Già sta prendendo il Guarda, piede, già sta. sulla presentazione di ieri poi avrei qualcosa da ridire su tante cose. Facciamo una cosa, Marco, o finiamo di omaggiare Miroslav Miroslav Klose. Klose con un pezzo che ci ha prodotto il nostro oramai famosissimo Gianfranco Desideri. Che poi il nostro Gianfranco, se vuole, visto che in diretta non ha il coraggio di presentarsi come Daniele e come Federico, che costantemente li salutiamo perché costantemente con loro viviamo la Lazio. Se vogliono partecipare in diretta, anche previ a messaggio telefonico, senza far troppa pubblicità, saremmo graditi di esprimere le loro opinioni. Allora Che sono ne aperti gli pensi? SMS. Bravo, sì, dai, su. Creiamo anche non solo ai nostri amici, anche quei pochi ascoltatori che abbiamo. Se vogliono intervenire, leggeremo i loro SMS. Miroslav Klose. ثلاثة جات الكرة هنا محاولة ملعوبة وين فلوسه من سناب كلوزا كرة
ein drittes Tor bei dieser WM. Miroslav Klose. Klose. Super gelobt. Klose. 2:0. Und das Tor geht. Lack. Feuer aus Klose. 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 Deutschland führt. 1:0. Miroslav Klose. 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 Er ist drin. Er ist drin. Im 100. Länderspiel. Miro Klose. Matusalem. Verso Klose. Klose. La punta. Rete. Rete. Abbiamo solo noi, Miro Klose. Beh, bello, grazie bello. Gianfranco. Grazie Gian. Sicuramente emozionante. Indubbiamente, specie il pezzo che del gol finale. 16 ottobre 2011, ancora mi ricordo la data. Uno dei derby più belli, perché comunque era da tanto tempo che non riuscivamo a toglierci questa soddisfazione. E il buon Miro ce l'ha fatto vivere. E poi i derby vinti all'ultimo minuto sono di un'altra storia, di un'altra categoria. Sono sempre belli. Pure pareggiati. Sempre belli. Pure pareggiati, purché siano all'ultimo. E noi comunque ce ne abbiamo da ricordare. E ne abbiamo pareggiati all'ultimo di derby. Poi sì, magari faremo uno speciale. Uno speciale derby, che insomma è la prossima settimana. Ce lo appuntiamo e invitiamo il buon Gianfranco, visto che ormai l'abbiamo incastrato ben bene, a fare ulteriori. Bene. Sì, sì, mi piace. Vero? Potrebbe essere un bel tema per la prossima trasmissione. Anche sì, perché loro sembrano che comunque ci snobbano, ma il nemico è sempre alle porte. Oltre questo, anche perché Marco, parlare di calciomercato, di Astori, De Vrij, sinceramente sono un po' stufo. Sì. Perché Marco? Perché sì. Un presidente che voglia comunque il bene della Lazio, un direttore sportivo come Tare, che la prima cosa che doveva fare era quella di portare due difensori centrali, la prima mossa di mercato, due difensori centrali, che doveva far firmare a gennaio. Non adesso. Allora io mi domando e dico, qui vai. Mi altero un pochettino. Alteriamoci. Per Astori forse la differenza è di un milione e mezzo. Per Tre Frai siamo intorno ai 2 milioni. Te per 3,5 milioni non stai prendendo la coppia centrale per il futuro. Allora c'è qualcosa dietro, non li vuoi prendere o è proprio la tua arroganza che ci sta portando a questo? Allora ti faccio la mia panoramica. Allora il discorso è questo: io avevo garanzie sull'acquisto di Astori la scorsa settimana e fonti certe, ti dico la verità, mi parlavano di una Astori in dirittura di arrivo. E se tu ben ricordi, poi noi abbiamo anche il piacere di riascoltarci le nostre puntate, come ti ho detto anche la scorsa, difficilmente ci siamo sbagliati, perché conosciamo il personaggio, conosciamo determinate dinamiche di mercato, difficilmente ci azzardiamo a dire un nome che magari poi sappiamo che è inavvicinabile, quindi già dall'inizio sapevamo chi potesse arrivare e chi non. E quando ci eravamo spinti a dire che Astori era addirittura d'arrivo, eravamo convinti e forse qualcosa di vero c'era. Ti dico la verità, come ne avevamo parlato lo stesso su De Vrij, che avevamo addirittura ormai perso le speranze su questo difensore, la Lazio sembra essere ritornata forte sul giocatore e anch'esso in molto vicino a Lazio, perché comunque c'è un accordo di massima tra Tare e il giocatore. Il problema è trovare l'accordo con il Feyenoord e il Manchester United molto probabilmente alla fine era soltanto uno specchio per l'allodole, e quindi il problema sostanziale è questo. Si erano parlato di questi due giocatori quando comunque era fuoriuscita l'idea di una cessione di Candreva, si era parlato di questi giocatori quando comunque erano accostati alla Lazio su determinate cifre. Allora il problema è questo: la Lazio ha già investito una grossa somma che è intorno ai 16-18 milioni di euro sul mercato. Andare a prendere questi due giocatori, io ti dico anche la verità, forse Astori non proprio, però
Su De Vrij adesso un difensore di caratura mondiale meno di 10 milioni ci può stare che, non lo, che lo devi pagare, quindi magari lui per questa coppia di giocatori si era prefissato una un determinato budget che adesso si vede sforare e che però, e scusami, che non possono arrivare. Certo. Scusami se ti interrompo, finisco il discorso. Ci vedremo un'altra volta un caso Burak Yılmaz, anche perché siamo stati presi in giro noi tifosi, perché all'inizio il problema sembrava essere soltanto l'accordo nel discorso di Astori con il giocatore, e c'è stato anche un summit da parte di alcuni tifosi che sono andati nel ritiro del Cagliari a coinvolgere e a convincere il buon Astori a sposare il progetto Lazio. Concludo dicendo, Astori molto probabilmente adesso non arriverà alla Lazio, diamo delle percentuali, un buon 70%, non un 30%, sì. Vuoi perché la Lazio non stringa, vuoi perché la Lazio non voglia dare quelle cifre, o vuoi anche perché ci sono determinate dinamiche sul mercato, vedi la Juventus ha cambiato allenatore, Massimiliano Allegri è diventato il nuovo allenatore della Juve, Astori era un suo pallino già da quando era al Milan, l'ha allenato a Cagliari e adesso la Juve è forte sul giocatore. Buon Max ci ha tirato fuori un comunicato del Cagliari poco fa, che comunque sembrava la nuova presidenza aver detto a Astori domani rinnova con noi e se qualora partisse non andrebbe mai alla Lazio. Il mio pensiero, a Astori sarà il prossimo centrale della Juve, poi mi sbaglierò. Però se tu hai, come detto te, impostato un budget iniziale, sai benissimo che in quel budget puoi trovare comunque delle difficoltà perché i prezzi possono variare. Calcola che De Vrij, facendo un mondiale da protagonista, il prezzo giustamente è lievitato. Allora lo prendi prima. Oppure non ti compri a come Astori, aspetti e intanto mi presento con due. Ma era venuto a Roma, a Lazio, Verona, come hanno detto, a vedere la partita. Ma chiudi l'accordo subito col Feyenoord. È vero che comunque con le società olandesi noi, non solo noi. Sì, perché gli altri però li prendono i giocatori. È vero che comunque l'Ajax e il Feyenoord hanno un'altra cultura del mercato, nel senso che comunque quando sono olandesi, partiamo da questo, quindi sono commercianti, sono venditori, quindi nell'ambito di una compravendita comunque loro sono maestri. E chiudi la prima, una volta che hai trovato l'interesse del giocatore, magari lo chiudevi a 5-6 milioni. Lo dico che ha di sbagliato quando c'è da acquistare un giocatore che comunque trova l'accordo con la società, trova l'accordo con il giocatore stesso, poi arriva dalla società e chiede uno sconto perché dice adesso ho trovato pure l'accordo col giocatore, cerchiamo un po' anche se mi viene incontro di togliere qualcosa, magari di inserire una contropartita, perché comunque è stato provato anche a inserire dei primavera nella trattativa del Cagliari. Lo dico, quando viene criticato non è perché i laziali sono matti, perché i laziali partono prevenuti nei suoi confronti, è perché comunque nei suoi atteggiamenti, nella sua politica, nel suo modo di fare, oltre che a non piacere per la sua arroganza, ci rimette la Lazio, perché adesso la Lazio si deve trovare ad andare a acquistare due centrali, come abbiamo sempre detto, sperando che partano uno tra Siani e Novaretti, quindi magari anche tre, e stai già a luglio, già stai a Oronzo e lo stesso Pioli ti aveva detto che magari li prendevi De Vrij e Astori, quindi c'è il rischio che ti ritrovi per l'ennesimo anno ad Aurozzo di Cadore con la squadra ancora non pronta. Perché ma c'è comunque il rischio di presentarsi con Siani e Zana? Guarda, addirittura il buon Pioli sta facendo titolare in maniera anche assidua il buon Filippini, quindi io penso che arrivato a questo punto un piccolo segnale penso lo stia mostrando, anche che poi Diaz c'è? No, Diaz no, sembra che c'è. No, Diaz gli è scaduto il contratto come Biava, anzi facciamo un in bocca al lupo. Beppe Biava appena ha firmato nella giornata di ieri, era quello che voleva. No, Atalanta, vabbè, giusto, cioè, mio parere personale, ha dato forse anche di più, ha dato fin troppo per la maglia della Lazio, era giusto che la Lazio lo lasciasse libero di è stata una scelta. Sì, è una scelta anche che anche ringraziamolo pure, perché comunque non è che ogni anno possiamo iniziare una stagione con due 38enni in difesa, cioè non è che sono Nesta e Maldini che hanno fatto le fortune del Milan. A certi livelli è giusto pure fare un po' come ti pare alla fine. Parlando e di calcio solamente grazie bisogna dirti, perciò in bocca al lupo e speriamo che il prossimo anno faccia qualche cavolata.